Pronto? Sei soggiornalaio? Come? E il Sorgigliozzi? Sì, ma adesso sta al traffico, grazie. Alan! Ma che fa? Cammina! È una cosa urgente? Sì, sì, ho capito, adesso lo chiamo subito. Sorgigliozzi! Sorgigliozzi! E voi? Mi vanno al telefono! Albert! È una voce di donna, dice che è grave! Ma che telefono, lo vedi che sono al traffico, va! Davvero, ha detto che è gravissima! Gravissima! Gravissima, davvero! Gravissima? Sì! La nonna! È morta la nonna! Oh. A quelle tavole sempre fare il bucato, testarda, testarda! Oh, aspetta un momento che adesso ci vado al telefono. Pronto? Pronto, com'è stato? A che ora è finita la nonna? A che ora è finita? La nonna? A che ora è finita? Non è la nonna, Pippinuccio, sono io. Mi senti vicina, Pippinuccio? Ma perché non dovrei sentirti vicina? Ma che ha rotto il telefono? No, 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 non si tratta del telefono rotto. Voglio che tu senta il tepore del mio affetto. Ma quale tepore? Ma tu sei impazzita. Ma come, io devo dirigere il traffico e tu mi parli di tepore? Mi vuoi inguaiare? Inguaiare lo chiami? Stare appresso il marito, interessarsi del suo lavoro, rinfocolare il calore sopito. Lady Eva consiglia persino che... Ah, e io lo dovevo prevedere. E quella solita era un biscatole deficiente. È lei che ti consiglia di metterti le bistecche sulla faccia e io resto digiuno. Ma la vuoi finire di dar retta a quella disgraziata? Non lo sai che se il dottor Tamburello mi trova a telefonare mentre sono in servizio, se ne va all'aria la mia promozione in questura. Hai capito o non hai capito? Guarda, guarda che succede, disgraziata, maledetta. Devo spacciare il telefono. Lascialo. Maledizione, che filo lungo che c'hai. Il dottor Tamburello. Buongiorno. Buongiorno. Tutto va bene? Sì, sì, va bene. Fortunatamente ci sei tu. Modestamente quando ci sono io. No, niente modestia, tu sei in gamba. Anzi, venivo per avvertirti che questa sera devi fare servizio a Piazza Colonna e a Piazza Venezia. Sì, perché c'è il ritorno delle macchine da Castelfusano e dei tifosi dalla partita dello Stadio Olimpico. E allora occorre gente di polso al traffico. Sì, sì, stia tranquillo, dottor Tamburello. Spero di essere all'altezza. Oltretutto lei sa che è mio interesse. Io sono sempre in attesa di quel trasferimento in questura. E allora mi raccomando. Senz'altro, dottor Tamburello. Tanti saluti alla sua signora, che io non ho il piacere di conoscere. E mi saluti anche la sua gentile mamma. So che ce l'ha ancora. E io purtroppo sono orfano. Oh, mi dispiace. Ciao, Gigliozzi. Scendi, Piazza Venezia, Piazza...